cascata. No, aspetta, no, no, che cascata. Se casco io. Ragazzi, scusate, ma ho dovuto interrompere il video perché purtroppo Chiara è scivolata. Quindi qui. Ciao a tutti, e io sono figlia Chiara e non siamo, come potete vedere, in catena, ma siamo in Calabria. Infatti è il secondo giorno in Calabria. E vi ricordate ieri cosa ha fatto mamma? Ieri a casa dello zio ha piato per 24 ore. E come potete notare, siamo a Tropea. E vi devo fare vedere un sacco di cose. Io prima ci sono venuta. Ho visto i pesci, la piscina, le padelle, i pesciolini, la piscina, di tutto. Addirittura c'è gente che si tuffa dal foglio, quello lì. Sia quello alto che quello basso. Sì, io mi tuffo da quello basso. No, ma che cosa ti tuffi, che tu non ti tuffi mai? Non mi guardare così. Dai, andiamo nei piscinetta. Ragazzi, se non avete visto il video di ieri, ve lo lascio qua. Comunque, sugli scogli noi abbiamo queste sabattine. Ce ne avevamo altre, ma le abbiamo perse. Ragazzi, ovviamente Chiara vi ha detto che siamo a Tropea e ha perfettamente ragione. Siamo esattamente alla Baia dei Riaci. Okay. L'anno scorso, ragazzi, eravamo già venuti, ma non avevamo fatto video su YouTube. Sì, e continuano a schizzarci. Ovviamente andremo a farvi vedere bene tutti gli scogli e tutte le rocce, ragazzi, sperando di non scivolare, sì, giusto? Ragazzi, anche con queste ciabattine si scivola comunque. Eppure ho capito che cos'è quella cosa. È un pomodoro di mare, quella dell'altra volta. Andiamo a vederlo. Lì sotto, ma non penso che i nostri amici riescano a vederle. Comunque vi volevo far vedere che anche la mamma ha preso le ciabattine come Chiara. Ha fatto un tuffo di pancia quello là. Allora, andiamo, Chiara, in piscina? Chiara, in piscina, ma se siamo al mare, come facciamo ad andare in piscina? In piscina, la chiamo, vieni con me, vieni, vieni. Seguimi, seguimi. Aia, e se cado? No, cade, vieni. Sei sicura? Sì. Allora, Chiara, non ho capito, la piscinetta qual è? Mamma mia, ragazzi, che pericoloso. Mi fa fare ogni volta Chiara delle cose impossibili. E più rendetevi conto che la mia telecamera non è subacquea. Quindi se si... Vieni, dammi la mano. Ma... Cioè, ragazzi, come prima scivolata ci sta. Chiara, finché scivoli tu va bene. Se scivola la mamma... Wow, aspetta, aspetta che non ci arrivo. Chiara, ma lo sai che se mi cade la videocamera siamo fritti? Sì, 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 c'è anche la cascata. No, aspetta, no, no, che cascata. Se casco io. No, ragazzi, io deduco, a parte le figuracce che ci stiamo facendo con la videocamera e le scivolate varie, in più. Allora, questo è il primo posto bello. Allora, ragazzi, adesso vi farò vedere bene nel dettaglio la piscina, come la chiama Chiara. Scusate, scusate, scusate. Un secondo. Allora, vi farò vedere le parti più belle. Questa è la piscina che a me mi piace un sacco. Poi qua vicino ci sono dei pescioletti. Dei? Dei pescioletti. Ma dei pescioletti o dei pesciolini? Li voglio chiamare così. No, pescioletti o pesciolini? Pesciolini. Ma tu li chiami? Pescioletti. Va bene. E quindi queste sono le due parti belle. Quella qua, poi ci sono i pesciolini, poi come si chiama la piscinetta, e vi faccio vedere la cascata. Ecco, boh, la cascata, che così oltre cade pure Chiara. Come potete notare, vedete? C'è questa patina verde che sarebbe muschio e si scivola, ragazzi. Poi Chiara in più mi tiene la mano, vedete? Fammelo vedere, sei riuscita a prenderlo? Vedete, ragazzi, è tutto verde, è il muschio che si mette nei presepi a Natale, giusto Chiara? Sì, è uguale, lo stesso muschio. Io devo andare lì? Io li tuffo. Ah, va bene, dai, però sai che la mamma non si può tuffare perché ha la videocamera. Ci sei? Allora, 1, 2, 3 e ti tuffi? Così non è valido però, Sei sicura? Che tuffone! Ragazzi, non so voi, ma Chiara ogni volta che fa credere che si tuffa, sembra che si tuffa tipo da 2500 metri, poi sono 25 centimetri e quasi sempre rimane prima col sedere appoggiato. Vabbè, comunque, bando alle ciance,
non vi facciamo solo vedere lo scoglio, ma Chiara, gli facciamo vedere anche... Vabbè, ogni tanto c'ha qualche crisi. Vi facciamo anche vedere la spiaggia di là. No, posso farvi vedere una cosa io? No. Dai, venite. No. Venite. No. Mamma, vieni. Non si può. Ma... no. Allora, Chiara, scusami. Questo... no, non posso passare dall'acqua. Mamma, tanto tu la telecamera tieni alto. Allora, siamo io e te. Mi è venuta un'altra idea, passare ecco, di qua. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, ma per quale motivo? Ci faremo un po' male, ma che se ne... Come ci faremo un po'? Io non ci vengo per farmi male. Ecco, ragazzi, non ve l'ho fatto vedere, ma Chiara è già scivolata, quindi non si fa. Io di qua non passo. Ma dai, quindi no. Se vuoi facciamo il giro e proviamo a trovare un altro passaggio, va bene? O se no chiamiamo papà, noi passiamo e lui ci riprende. Ok, papà. Ragazzi, andiamo alla ricerca di papà Antonio, ci vediamo tra 3 secondi. A few moments later. Ragazzi, abbiamo chiamato papà Antonio, ma no, praticamente non ci ha aiutato, perché dovete capire, papà Antonio quando ne facciamo video fa il babysitter a Diego. Diego oggi una lagna e Chiara è già lì e si scivola. Queste sono le cose che mi fa fare figlia Chiara. Io sapete cosa faccio? Io non dico niente. Me ne vado. Vabbè. Arrivo. Va bene, no. Dammi la mano. No, ti cadi. Sto arrivando. Forza e coraggio che mamma Giulia ce la può fare. A scivolare, spaccarsi l'osso della schiena. Qua fortunatamente non sono tanto scivolose. Qua è peggio che andare di notte. Era meglio andare a piedi scalzi sulla Aurelia di notte. Quasi qua c'è uno scoglio piccolino, potremmo salire qua. Ma ragazzi, a me quello che mi preoccupa non è il fatto di arrivare là, ma il fatto è di scendere poi qua. È quello a me che mi preoccupa. Mamma, facci ballare, cammina. Va bene, cammina. Ma se tu sei ancora lì, io devo passare. No, dove passi tu. Voglio passare il lato. Sei tu che me l'hai detto. Di passare di qua. Ti stai mettendo paura? Mamma, non ce la faccio, cado. Mamma, cado! Che cavolo, Passa di lì. Ti sei bagnata? Questo per colpa tua. Vieni e passi dal mare. Ragazzi, scusate, ma ho dovuto interrompere il video perché purtroppo Chiara è scivolata. Quindi abbiamo deciso di andarcene via, perché adesso vi farò vedere che cosa si è fatta Chiara. Ovviamente ogni volta che voi salite sullo scoglio, ragazzi, bisogna super stare attenti. Ovviamente non è successo niente perché l'acqua è bassissima e gli scogli però ti possono graffiare, ti possono far male. Quindi ora vi farò vedere cosa si è fatta Chiara. Nulla di che, metterà 2 cerottini e poi andremo sotto la sdraio e vi farò vedere che Chiara sta super bene, ok? Vedete, Chiara si è sbucciata lì e sbucciata lì, perché come potete notare Chiara invece di mettere lì il piede l'ha messo lì e quindi è scivolata. Chiara, come stai? Voglio andarmene, basta. Andiamo? Ma tra i due, chi ti aveva detto di stare lì? Tu. Quindi bisogna sempre ascoltare? Bisogna sempre ascoltare la mamma, ragazzi, mi raccomando. Andiamo a disinfettarci. Chiara, intanto dammi le scarpine. Sembra che mi ha morso un vampiro. Come? Vieni, Diego. Un vampiro sembra che ti ha morsicato. Fammi vedere bene anche il ginocchio. Non mi sto. Aspettate, ok. Guardate un po' lì. E fammi vedere il fianchetto dove Chiara dice il vampiro. Mannaggia. Ragazzi, nel mentre che sto aspettando figlia Chiara che lei arrivi con cerotti, non cerotti, disinfettanti, vi volevo ricordare che noi siamo qua alla Baia dei Riaci, al Lido Arcobaleno. Quindi, se anche voi vi capita, venite qua perché sono super ospitali e super fantastici e vi sanno trattare più che bene. Quindi mi raccomando, Lido Arcobaleno. Vabbè ragazzi, sì, sta arrivando Chiara. Vediamo un po'. Ragazzi, siamo arrivati alla nostra sdraio. Ovviamente Chiara leggermente li brucia un pochettino, ma Chiara, da 1 a 10 come stai? Leggermente, vuoi provare tu? Ragazzi, adesso io sto ridendo perché Chiara non si è fatta assolutamente nulla, sta benissimo, però purtroppo è scivolata perché lei è capatosta. Invece di ascoltare mamma Giulia, cos'è che vuoi? Sarappa. Sì, adesso papà sta arrivando e così lo andiamo a prendere e disinfettiamo. Ma se papà è lì al mare,
cosa ti fa credere? Faccio credere ai nostri amici che papà sta andando a prendere il cerotto. Ma papà sta andando a prendere il cerotto? Quindi mi sa che ci dobbiamo andare noi. Però amore, col cerotto nell'acqua, secondo me con l'acqua del sale te lo disinfetti. Con l'acqua del sale. Con l'acqua del mare se lo disinfetta, non con l'acqua del sale. Beh ragazzi, io direi che per il video oggi a Tropea è concluso qua. Mi raccomando, ogni volta che andate sugli scogli, andate a fare qualcosa, dovete sempre fare super attenzione, perché rischiate, punto uno, di farvi male, e punto due, dal divertimento al farsi male ci vuole veramente poco. Quindi ci vediamo domani con un nuovo video. Ah, dimenticavo, se non l'avessi ancora fatto, iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia un bel like, e soprattutto vai, vedi tutti i video che non hai ancora visto di mamma Giulia e figlia Chiara. Io vado, che Chiara è scappata a prendersi il cerotto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!